Mi chiamo Martina Viganò e vi voglio spiegare in pochi minuti, la realizzazione di questa Via Crucis, perché il mio compito appunto è stato quello di rappresentarla. Una Via Crucis che se la si vede per le 14 stazioni è tradizionale, ma sia per il testo che per i dipinti non è così. Il mio intento è stato quello di distaccarmi totalmente da immagini di sofferenza, di dolore, di trasfigurazione, di sangue, ma dare un tono totalmente diverso appunto a questa Via Crucis, che è intitolata anche Via Mistica della Croce. In queste stazioni si potrà notare come la natura entra in gioco, quindi proprio è partecipe la natura, perché proprio come dice la parola stesso, ciò che sta per nascere, quindi è l'intento della nascita di una nuova umanità. Nel momento in cui in questo cammino che la natura affianca il Gesù Nazareno, porta poi al dono più grande, che è quello che lui darà poi sulla croce, dove la natura raggiunge il massimo, quindi proprio vi è l'apice della natura che diventa rigogliosa, la luce che si espande e che nasce un amore, una gioia indescrivibili, perché proprio nel momento in cui Gesù muore in croce che dona lo spirito. E questo è il vero messaggio di questa Via Crucis, è il messaggio che vuole passare attraverso questa Via Crucis. Allo stesso tempo ho voluto dare al Gesù e anche ai vari personaggi che compaiono nella Via Crucis, un volto anonimo, quindi senza lineamenti, ma proprio per il fatto come se lui fosse anonimo, ma nello stesso tempo fosse ognuno di noi, e anche perché non come se fosse trasfigurato dal dolore o dalla sofferenza, ma come se fosse già trasformato dalla luce della croce. E con lui appaiono anche delle maschere che vanno e vengono, che ci sono e non ci sono, e che rappresentano il popolo, la folla, che a volte era presente, a volte no, a volte era vicino, a volte era più lontano. E questa non a caso si intitola Via Mistica della Croce, proprio per il suo significato intriso, che è quello mistico.